nessuno parla dell'ergastolo ostativo, ma noi ne dobbiamo parlare per far comprendere che un fine pena mai, che non dà nessuna possibilità di riscatto, oltre ad essere ingiusto, oltre a confliggere con i diritti fondamentali delle persone, non conviene. Così come non conviene alla società espungere la possibilità di avere un reato come il reato di tortura, che serve a difendere i cittadini, tutti i cittadini, qualsiasi cittadino. E così come è importante comprendere che il 41 bis, cioè quel regime che legittima la possibilità di controllare le persone mentre fanno i loro bisogni, a persone che sono recluse per 22 ore al giorno dentro una cella, non è che lo vogliamo eliminare per fare un favore alla mafia, lo vogliamo eliminare perché è inutile, oltre a essere una violazione dei diritti, e sostituirlo invece con un controllo dei detenuti, perché ce ne sono, e come pericolosi, che sia un controllo, oltre che razionale, anche rispettoso dei diritti fondamentali. È stato sempre detto che l'ergastolo in Italia c'è, ma di fatto non c'è, perché si può andare dopo 20 anni in semilibertà, dopo 26 anni in liberazione condizionale. Invece per questi soggetti non ci sono queste scadenze temporali e quindi rimane di fatto una pena di morte viva, come dicono gli ergastolani. Vorremmo che fossero diffusi i dati statistici che dimostrano come dei percorsi di riabilitazione sono veramente dei percorsi che portano a una maggiore sicurezza sociale, perché portano a un abbattimento della recidiva in modo evidente e sostanziale. Ci piacerebbe che questo diventasse un patrimonio culturale di tutti, non soltanto di noi che ce ne occupiamo. Il problema diventa quando uno cresce ulteriormente, non capisce più a che serve scontare una pena, un rato vivo in una cella senza far nulla. Questo non si riesce a capire, perché molti di noi vorremmo scontare la pena in modo utile, ripagare il male che abbiamo fatto facendo del bene alla società, contribuendo ad essere ancora parte della società.